Da Pesaro a Ancona, la cosiddetta marca alta, in giù dalla Romagna. Il viaggio di Pertini continua con uno straordinario successo di folla per la prima visita ufficiale mai compiuta in questa regione da un capo dello Stato. Stamane la visita a Pesaro dello stabilimento Benelli. 400 pezzi al giorno escono di varie misure e tipi, dalle più piccole motorette alla più grande 6 cilindri, in una fabbrica realizzata in meno di un anno a tempo di record. 700 gli operai. Lontani sono i tempi della crisi. Alejandro De Tomaso e Marco Benelli, l'ultimo discendente della stirpe, eterna rivale della Guzzi, guidano Pertini nella visita allo stabilimento. Stamane in prefettura il capo dello Stato aveva ricevuto i rappresentanti sindacali del complesso industriale. Poi a Fano l'omaggio del sindaco Trappoli nella piazza della Fortuna. Pertini era accompagnato, come sempre in questo giro e nei prossimi giorni, anche dal vicepresidente della Camera Scalfaro, per il governo dal ministro Radi, che ieri per errore ho declassato a sottosegretario, e da Forlani per la Democrazia Cristiana. L'antica cittadina, oggi il più importante porto peschereccio fra Chioggia e San Benedetto del Tronto, ha riservato a Pertini un'accoglienza calorosa. L'antica piazza con il palazzo della regione era gremita di folla. Fano ha voluto ancora una volta fare a gara con Pesaro, da cui è divisa per antica rivalità. Sul palco c'era anche un ex giudice della Corte Costituzionale, qui nato Capalozzo. Poi, dopo un viaggio lungo la strada adriatica, a Sinigaglia, con la cerimonia della consegna del premio del cronista dell'anno, quest'anno dedicato a tutta la redazione della cronaca dell'agenzia nazionale ANSA. Dopo la cerimonia in comune qui a Sinigaglia, l'arrivo ad Ancona, capoluogo di regione, da cui Pertini comincerà poi la visita nell'interno, Macerata, Fabriano e il resto di questa zona.